amongst the fans and drivers alike. It's time to take a look at our starting grid for today's race. It's a Mercedes pole position then, edging out Sergio Perez, who lines up P2. Looking at the rest of today's grid, we have Golden Boy, Hamilton, Norris, Leclerc, Oscar Piastri, Sainz, Sargent, Albon, Russell, Bottas, Stroll, Joe, Ocon, Gasly, Hülkenberg, Magnussen, Tsunoda, and Daniel Ricciardo fills the last spot on the grid. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Here we go then, the formation lap is underway. There are wet conditions here today. Each driver will no doubt be mindful of the wet surface as they prepare to race around the track. So as all the cars take their positions on the grid, the teams will be hoping their strategies pay off for them in today's race. But the question I'm asking is which teams have got it right and which teams have got it horribly wrong.
Ok, stiamo monitorando l'usura dell'unità a combustione interna. Comincerai a vedere una perdita di potenza. La batteria è carica, usa il sorpasso. Il temporale durerà per un bel po', almeno 20 minuti. Ok, dovrai iniziare a conservare carburante o non riuscirai a finire. Devi lasciare l'acceleratore mentre ti avvicini a una curva. Rallenta e poi inizia a frenare.
sembra che le condizioni miglioreranno. Prevediamo almeno 20 minuti di temporale. Le gomme da bagnato sembrano le più indicate per ora. Virtual Safety Car in uso, rallenta e mantieni positivo il delta. Virtual Safety Car in uso. Riduci la velocità, il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Rallenta immediatamente. Sembra proprio che questo temporale durerà per un po'. Le gomme da bagnato sembrano le più veloci per ora. La Virtual Safety Car sta per finire, tieni il ritmo fino alla bandiera verde. Il regime di Virtual Safety Car sta per terminare, attendi la bandiera verde. Incidente in pista, ma gli ufficiali non prevedono di far uscire la Safety Car per ora. Fa attenzione. Ok, via libera. Ok, rallenta, rallenta. Delta negativo, vuol dire che stai andando troppo veloce. Rallenta. Secondo il radar, il temporale dovrebbe durare un po'. Le gomme da bagnato sembrano le più indicate per ora. Il regime di Virtual Safety Car sta per terminare, bandiera verde in arrivo. Mantieni positivo il delta fino alla bandiera verde. Ok, via libera. Le previsioni meteo ci dicono che la pioggia diminuirà tra 10-15 minuti scarsi. Dovresti avere maggiore aderenza man mano che la pista si asciuga.
tempo dell'ultimo giro era 1.58,5. Devi utilizzare il sorpasso più spesso, c'è molta energia da usare. Siamo ancora convinti di avere le gomme giuste. Giri all'apertura della nostra finestra del pit stop. Ti monteremo le gomme da bagnato. La situazione delle gomme è interessante, ma credo che sia meglio mantenere quelle che abbiamo adesso.
sembra che la pioggia diventerà più leggera tra 10 o 15 minuti. Dovresti avere più grip, ma non aspettarti l'asfalto asciutto. La finestra del pit stop si è aperta. Abbiamo bisogno di una nuova strategia di gara. Trovi diverse opzioni possibili sul DMF. Dai un'occhiata. Ok. Vai, vai, vai! Una sosta fantastica! È stata più veloce di quanto previsto. Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. Stai bene? Spegni il motore, spegni il motore.